Siamo qui in piscina, come vedete, a 7 mesi dalla chiusura della nostra piscina, che insomma risale al 27 ottobre, per accogliere con grande festa questo nuovo provvedimento, che ci fa molto piacere ovviamente perché siamo stati proprio trattati come gli untori del Covid-2019. Siamo stati insomma, trattati ecco, al pari delle sale scommesse e delle sale bingo, non riconoscendo, oltre va bene, al fatto della poco trasmissibilità all'interno di una piscina del virus Covid-2019, anche un'importanza sociale e un'importanza fondamentale per la crescita dei bambini e per tutti coloro che comunque all'interno della nostra struttura praticano attività motorie in acqua. Non ve l'aspettavate, sta un'altra doccia di... No, non ce l'aspettavamo, sinceramente, essere trattati in questa maniera proprio non ha nessuna razza. È stato preso un provvedimento senza nessuna motivazione e soprattutto non ci è stato spiegato il perché. Ecco, io mi aspettavo, guarda, sinceramente, una nuova riapertura, magari con provvedimenti diversi, più stringenti. Anche perché ricordo poi gli adeguamenti, quelli che sono stati Noi chiesti, abbiamo già li avevate fatto già fatti in abbondanza. adeguamenti pesanti perché abbiamo fatto grossi investimenti sull'aumento della cubatura degli spogliatoi. Abbiamo 128 metri quadrati di spogliatoi per 13 persone massimo di capienza, quindi questo rapporto vi fa capire che abbiamo 10 metri quadrati a disposizione per ogni persona. Panche assegnate, personalizzate sia in entrata che in uscita, quindi vuol dire che ogni bambino e ogni mamma, ogni persona che frequenta la nostra piscina ha una panca assegnata. E io so, se tu mi dici il 27 di ottobre chi c'era in piscina, io so non solo chi c'era alle 17:30 in piscina, ma so dove stava seduta, esattamente chi c'era alla panca sinistra e alla panca alla Senti, prova Sadora, destra. adesso però con la zona bianca, quella che dovrebbe raggiungere l'Abruzzo, può cambiare o rimane, Allora, diciamo, la questo, data? no, questo esattamente ieri io proprio ho chiesto un'informazione a Riccardo Pezzo, che sapete tutti che ci dà grosse informazioni sui dati della nostra zona, e il 7 giugno dovremmo andare in zona bianca. La mia domanda è: come c'è scritto nel DPCM, che in zona bianca tutte le restrizioni vengono meno salvo il distanziamento delle mascherine. Quindi questo 7 giugno dovrebbe essere prodromico per noi per una nuova apertura. Quindi però non c'è l'ufficialità, ma tu il 7 giugno, voglio dire, con diciamo, con l'avanzare della stagione estiva, quindi anche il cambio di abitudini, conviene riaprire il 7 giugno? Io riapro perché noi, non, poi è brutto anche parlare, noi, tutti i miei collaboratori vogliono tornare assolutamente a lavorare. L'anno scorso d'altronde è stata la stessa cosa perché abbiamo riaperto il 3 giugno. Abbiamo fatto un'ottima stagione perché abbiamo lavorato, perché ovviamente le persone, soprattutto i bambini, hanno bisogno proprio di muoversi, di avere una socialità, di avere una maniera di confrontarsi con gli altri bambini che adesso gli è stato tolto assolutamente tutto. Ma questa cosa poi è ancora più assurda perché non abbiamo avuto una spiegazione da nessuno che ci ha detto: voi piscine non riaprite perché? E siamo stati praticamente trattati come gli untori del Covid-2019 e questa cosa a me proprio non mi va giù.